ci propone un materiale veramente molto particolare. Vuoi raccontarci un po' del vostro progetto e della vostra realtà? Certamente. Allora, Vera Puccia è una realtà italiana fondata da me, appunto, Francesca Nori e Francesco Migliani, che identifica una nuova categoria di materiali derivati dal riciclo della frutta. E il primo materiale che vuole proporre si chiama ananas, perché ripiega la buccia del frutto dell'ananas. Non tutti lo sanno, ma il frutto dell'ananas è il secondo frutto più consumato in Italia per quanto riguarda la frutta mondiale. Allora, ananas è un materiale molto innovativo, come potete vedere, proviene da un processo di economia circolare, è biodegradabile se lasciato in condizioni naturali e la sua prerogativa, come ben sai, è il fatto che mantiene invariato l'aspetto degli interni della buccia. Come possiamo vedere, è molto simile infatti al frutto. Fanno vedere, esattamente, solamente appoggiato, il materiale è molto particolare, aspetto visivo molto caratterizzante. È un materiale molto morbido, ha una sensazione molto simile alla pelle di un rettile e quindi è molto apprezzato, devo dire, nonostante l'abbiamo lanciato da poco. Infatti oggi mostriamo uno dei primi prototipi realizzati con il materiale ananasse. Si tratta di una calzatura dove appunto la tomaia è totalmente di materiale ananasse. Abbiamo deciso di unire questo materiale di ultima generazione a un vegano, mio vegano, perché comunque crediamo che per fare la differenza sia bisogno di unione e fusione con altre realtà, e quindi abbiamo deciso di acquistare questo nuovo innovativo. Perfetto. Purtroppo non si sente il profumo dell'ananas al video, e volevo chiederti anche qualche cosa riguardo un po' il processo. Come siete arrivati a sviluppare questo tipo di processo? Qual è un po' anche la vostra storia, diciamo, tecnologica e professionale, seguita dall'università, qualche informazione in più? Allora, tutto è nato per una mia intuizione e grazie a un'azienda chimica italiana siamo riusciti non solo a mettere in pratica proprio nei fatti questa intuizione, ma poi a brevettarlo, e grazie appunto a questo processo innovativo riusciamo a recuperare quello che è più scarto utilizzabile, perché noi ci rifacciamo a tutti gli scarti, ovvero le cucce, come poi nel caso del frutto dell'ananas, e per mezzo del processo riusciamo a attribuirgli delle caratteristiche per essere affidato come materiale, e quindi non avrai una buccia ma avrai un materiale molto di buccia che potrai cucire, potrai colorare, potrai tagliare. Molto chiaro, molto chiaro. Ultime due domande. La prima riguarda, hai già accennato la tematica dell'aspetto estetico, no? Che è un po' una caratterizzazione materiale. Esatto. E io avevo visto anche delle immagini del materiale colorato, per esempio, avete fatto già delle sperimentazioni per colorare il materiale, per creare delle varianti. Sì, abbiamo già iniziato a creare delle varianti in colore, però ci stiamo focalizzando su dei colori prettamente naturali, e quindi per questo ancora non è possibile acquistare il materiale nelle varianti colorate, a meno che si proceda l'autonomia. Ok, ok, perfetto. Cosa, programmi per il futuro e anche ambiti applicativi dove voi vedete il vostro materiale, diciamo, più significativo e più rilevante? Se avete già dei contatti con delle aziende che lo utilizzano, e quale vedete essere il futuro di Vera Puccia? Allora sì, abbiamo iniziato già ad aprire dei primi contatti, stiamo iniziando più che altro nell'ambito della moda e degli accessori, ma non ci vogliamo il design. Sicuramente proporre altri materiali come ananas, quindi la sua stessa tipologia, reimpiegando altre cucce di scarto non commestibili. Probabilmente ci concentreremo sulla frutta tropicale e su quel ramo lì. Delle dimensioni, diciamo, soprattutto la texture, per ascoltare la loro texture. Perfetto. Grazie mille Francesca, sei stata chiarissima e ti ringrazio molto, e sono molto contenta che siate qui.